Da non perdere venerdì 22 e sabato 23 lo straziante Nakhlas dei Rimini Protocol che viene riproposto al Teatro India di Roma dal Festival Roma Europa. È un'installazione nella quale il pubblico è invitato ad accedere a turno in 8 stanzette nelle quali trova degli oggetti, degli arredi, delle testimonianze di persone che nel frattempo sono morte o stanno per morire e di cui sente le voci registrate che descrivono ciò che pensano resterà di loro dopo la fine della propria vita. Come spesso accade, i Rimini Protocol scuotono lo spettatore e lo colpiscono duro emotivamente, ma lo costringono inesorabilmente a confrontarsi con se stesso e con i propri sentimenti più profondi, ponendolo di fronte a delle verità quali il teatro rappresentato raramente sarebbe in grado di offrire. Venerdì 22 al Teatro Metastasio di Prato comincia il Festival Contemporanea, un vivace osservatorio sui linguaggi del nuovo teatro italiano e straniero. Il clou del programma è Empire del regista e giornalista svizzero Milo Rau, nel quale 4 attori fuggiti dai rispettivi paesi, dalla Siria, dalla Grecia e dalla Romania, raccontano le loro storie vere sedendo in una metaforica cucina. Fra gli altri ospiti, Ivana Müller, Oscar Gomez Mata, i Chincaleri, Anna Maria Imone, Giorgia Nardin, Francesca Foscarini e Massimiliano Civica con una conferenza spettacolo e un laboratorio destinato a giovani attori. Sabato 23, infine, al Teatro Vascello e in altri spazi di Roma e al Teatro Lido di Ostia, comincia Le Vie dei Festival, tradizionale rassegna che mostra alcuni degli spettacoli più interessanti visti nei festival estivi e da qualche anno dà anche sostegno a delle nuove produzioni. Fra i titoli da vedere, Bordello di Mare di Enzo Moscato con la regia di Carlo Cercello, 2 spettacoli di Simone Sframeli, Bar e Amore, Il desiderio al tempo dei fossili dei Maniaci d'amore, Il cielo in una stanza della compagnia Punta Corsara, la famiglia Campione degli Omini. Altre notizie, altre indicazioni più dettagliate le potete trovare, se volete, nella versione scritta dei consigli. Buon teatro, come sempre, buon teatro a voi tutti.